Entriamo nel centro storico di Fano. Siamo nella zona Pincio, fra il Bastione Nuti e la Porta Augustea, e di fronte a noi abbiamo la statua di Cesare Ottaviano Augusto. Attenzione però, quella non è una statua romana. È un'opera di epoca fascista, dono di Benito Mussolini alla città nell'anniversario del bimillenario Augusteo. Ma tutto questo e altro ancora lo racconteranno Manuela Palmucci, guida turistica abilitata della Regione Marche, e Ippolita Bonci del Bene, curatrice del volume Fano, Passaggi in città. L'opera fanese è una copia della celebre statua del primo imperatore romano in marmo bianco, ritrovata nel 1863 nella villa della moglie Livia, a Prima Porta presso Roma, e datata dopo il 20 a.C. Si differenzia dall'originale in quanto la composizione di Fano non presenta accanto alla gamba destra di Ottaviano la figura di un bimbo che doveva rappresentare Eros a cavallo di un delfino. La scultura, che ha un'altezza di circa 3 metri, lo ritrae nelle vesti di comandante dell'esercito nell'atto di arringare le truppe. In origine impugnava una lancia, un baculum, così come documentato da alcune immagini dell'epoca di cui purtroppo si è persa traccia. Ci fu un ampio dibattito per individuare il luogo di collocazione della statua quando il 12 luglio del 1935 giunse in città. Alcuni intellettuali, come l'ingegnere fanese Cesare Selvelli, avrebbero voluto sistemarla all'interno della cerchia muraria di epoca romana, indicando come possibile luogo i giardini di Piazza Pier Maria Amiani. Monsignor Riccardo Paolucci, storico, designò luogo più opportuno il torrione romano nei pressi di Porta Giulia. Il conte Pier Carlo Borgocelli, sovrintendente onorario, ed altri eruditi dichiararono che la statua andava posta nei giardini di Roma, nell'unico punto in cui sono presenti le grandezze romane a Fano, l'Arco e la Consolare Flaminia. Prevalse quest'ultima opinione anche a motivo di altri esempi eloquenti in altre città italiane. Il monumento fu posto al centro della Iola tra l'Arco di Augusto e il Bastione del Nuti, per cui nei primi mesi del 1937 venne organizzata la posa in opera della statua e organizzata l'area, compreso l'arretramento della chiesa di San Michele. Il tutto venne inaugurato il 21 dicembre dello stesso anno. Il basamento in tramitino d'ascoli che ospita la statua venne realizzato dalla ditta fanese Tecchi Marmi, e la scritta fa riferimento al nome completo dell'imperatore, ma originariamente ci informava che il simulacro di Augusto era stato donato dal duce, scritta rimossa nel dopoguerra. In effetti fu proprio un dono che Mussolini fece a Fano in occasione del bimillenario dell'imperatore Cesare Ottaviano Augusto, il quale elevò la città a colonia nel 28-27 a.C. La scritta scolpita sul retro del piedistallo, fonderia artistica Laganà Napoli, anno tredicesimo dell'era fascista, fornisce chiare informazioni sul nome della fonderia, nonché sul luogo e sull'anno di fusione della statua, un marchio che riconferma il periodo storico in cui la composizione fu eseguita. Nella sezione Archivio di Stato, Archivio Storico Comunale, è depositata la lettera di comunicazione della spedizione da parte della fonderia Laganà di Napoli del bronzo a Fano. Nel 2001 il manufatto venne sottoposto ad un intervento conservativo a spese del Rotary Club di Fano. Il manufatto necessita di un nuovo intervento che speriamo possa essere eseguito quanto prima. Augusto indossa la lorica, una corazza riccamente decorata con varie raffigurazioni eseguite con perizia. In alto la personificazione del cielo e in basso la quadriga del sole preceduta dalle figure di Aurora e di Rugiada. Al di sotto della corazza si può ammirare una tunica corta militare. I suoi fianchi sono avvolti da un mantello che, ricadendo mollemente sulla mano sinistra, crea un panneggio particolarmente elaborato. Nella stessa mano impugnava in origine una lancia, un baculum, così come documentato da alcune immagini dell'epoca, di cui si è persa traccia.